Salve, sono Max Gaetano, sono un attivista, grazie. Sono attivista da 15 anni, in particolare sono attivista contro le riunioni del Bilderberg. Ogni anno il gruppo Bilderberg si riunisce, è un gruppo praticamente di banchieri, massoni, di direttori di mass media di tutto il mondo, non italiani, di tutto il mondo. E anche simpatici figli di buona donna, come diceva Bella. E poi ci domandiamo, ha detto proprio figli di Androcchi. No, di... Vabbè. Intanto non ho detto che siano simpatici. Ho detto che sono delle merde dei figli di puttana. Brava. Sto parlando compresa bocca di rosa della Garbatella, mi sembra. Aspen Institute. Poi ci si domanda perché i mass media non riportano notizie veritiere, non dico vere, sarebbe troppo, veritiere. Certo, sono tutti in mano al Bilderberg, parliamo di tutti i mass media mondiali. Detto questo, veniamo subito al sodo. Allora, innanzitutto la narrazione sui mass media è totalmente covidiota, nel senso che è per chi ha ritardo cognitivo. Per chi non ha ritardo cognitivo, sono tutti morti di cortisolo, si chiama ormone dello stress, il cortisolo cronico, se andate a vedere gli effetti, il cortisolo dovreste averlo solo la mattina quando vi svegliate, perché quando dormi sei in coma, il cortisolo ti aiuta a svegliarti un pochino e basta. Se tu hai il cortisolo cronico per giorni, settimane, mesi, anni, non sopravvivi. C'è indebolimento del sistema immunitario, sindrome metabolica, cardiache, malattie circolatorie, malattie, tutti i tipi di malattie con cortisolo alto. Andiamo a vedere bene, quando cominciano a morire, poi a Bergamo, a Brescia, dove ci stanno tutti gli allevamenti d'Italia, l'aria non è respirabile, guarda caso malattia, la malattia dicono che è polmonare, in realtà no, la malattia è il coagulamento del sangue, quindi bastavano un po' di anticoagulante, un po' di antinfiammatorio e non finivo in terapia intensiva. Finisco in terapia intensiva perché non gli dai l'anticoagulante e l'antinfiammatorio. Non è una malattia polmonare. Quindi che succede? Succede che questo virus circola dal certificato delle università italiane e dall'Istituto dei Tumori di Milano, circola dall'estate del 2019. Ora, io non sono al sud, ma a Milano a ottobre, a novembre al nord fa tanto freddino, quindi novembre 2019 fa freddo, è un'influenza, la cosiddetta SARS-CoV-2 è un'influenza, quando è che picchia? Picchia quando fa freddo, come tutte le influenze. Com'è che non ci sono gli ospedali pieni a novembre in tutto il nord Italia? Come mai? Dicembre fa tanto freddo, gennaio è il mese più freddo dell'anno. Febbraio cominciano ad arrivare notizie allarmanti su mass media dalla Cina, cortisolo che comincia ad alzarsi. Marzo, 8 marzo, Rocco Casalino, detto Scirocco, manda la bozza del lockdown nazionale, coprifuoco, zona rossa, atto incostituzionale, solo in caso di guerra si può fare limitazione della circolazione. Non esiste, non si può, non esiste, i principi costituzionali sono alcuni modificabili, altri inderogabili. I primi 12 sono inderogabili più tutti gli altri principi di base. Questo anche a detta della Cassazione Sezione Unite che fa legge. La Cassazione Sezione Unite fa legge. Solo in caso di guerra, ma per un principio molto semplice, se ti bombardano devi per forza fare il coprifuoco. Uno, devi trovare un luogo riparato che non ti cade la casa addosso. Due, devi spegnere le luci perché ti bombardano, lo fanno di notte di solito i bombardamenti, e se ci sono le luci accese sanno di dici guarda sono qua, bombarda qua. Si chiama coprifuoco dal Medioevo perché chiudevano i fuochi, perché in alcune zone scattavano un sacco di incendi, quindi a una certa ora si chiudevano. Che succede a marzo? L'8 marzo Scirocco Casalino manda la bozza ai suoi amici giornalisti del lockdown che scatterà l'11 marzo, no? L'8 marzo c'è stato il numero più alto di telefonate al 118 per svenimenti, principi di infarto e infarto. Cioè l'8 marzo il cortisolo era a manetta in tutta Italia, perché nessuno di noi pensava mai di dover vivere in mezzo a una pandemia simile.
9 marzo, 10 marzo, 11 marzo, lockdown, cortisolo alle stelle, vai! Barbara D'Urso che ti insegna come pulirti le mani. E siamo al top. 11 marzo, guarda caso, dichiarazione della pandemia mondiale, ma come? Circola dall'estate 2019. Ottobre 2019, campionati mondiali di atletica leggera dei militari a Wuhan. Guarda caso a Wuhan, campionati militari. 10.000 atleti di tutto il mondo vanno a Wuhan. Tutti i militari italiani che tornano da Wuhan dopo i campionati mondiali tornano tutti con l'influenza. Tutti, siamo a ottobre. Le caratteristiche di questa influenza sono due principali: alta contagiosità, alta mutabilità. Mutabilità vuol dire che muta l'1% di se stessa, lo 0,1% di se stessa ogni singolo passaggio, cambia 30, è formata da 30.000 basi, ne cambia 30 ogni singolo passaggio, da una persona all'altra. Vuol dire che nell'arco di 4 mesi è totalmente cambiata. La famosa proteina spike è già cambiata un milione di volte. Dopo vedremo perché. In Inghilterra dicono che ci sono meno morti, si chiama effetto placebo, perché se il quarto giorno che hai fatto il vaccino non sei morto, sai che vivrai. Allora si alzano le indolamine, che sono i neurotrasmettitori del benessere, si abbassano le catecolamine, perché quando esce il cortisolo, l'ormone dello stress, esce con adrenalina e non adrenalina, si abbassano le catecolamine, si abbassa l'ormone dello stress, il quarto giorno non sei morto, hai fatto il vaccino, si chiama effetto placebo. Non hanno più l'ormone dello stress. Poi vediamo però a novembre, quando arriveranno la variante, tutte le varianti possibili e immaginabili. In India avevano l'immunità di gregge, erano tutti a posto. Come sanno i virologi al primo anno di studio, se tu vaccini durante una pandemia, il virus reagisce, perché non è né stronzo né stupido, reagisce sviluppando innumerevoli varianti. Già le sviluppava prima, no? Quindi vuol dire che gli indiani erano salvi. Grazie al fatto che gli europei e gli americani si sono vaccinati, stanno ammazzando gli indiani, perché gli è arrivata una variante sviluppata a causa dei vaccini. Dove eravamo? 11 marzo, lockdown, cortisolo a manetta. Bar di Bergamo, 18 marzo, top, cortisolo, tutti gli italiani, mi domando com'è che ne sono morti così pochi. Perché le bare di Bergamo è stata una genialata per i giornalisti venduti e ritardati, perché tutti i giornalisti sui mass media sono tutti ritardati. Questo c'è poco da discutere. Bravo! È indubbio. Qual è il problema di Bergamo e Brescia, oltre al fatto che hanno l'inquinamento più alto dell'intero occidente a causa degli allevamenti di animali? Ricordo che noi non siamo una specie carnivora, non c'è nessuna prova che la nostra anatomia e fisiologia umana sia carnivora. Anzi, il fondatore della fisiologia dell'anatomia comparata, George Cuvier, afferma che siamo un animale frutticolo, boro, viene usato, vuol dire in zoologia, adatto a. Stesse conclusioni arrivate da Armando Delia, laureato in chimica, laureato in scienze naturali, attraverso la fisiologia comparata. Per esempio, i medici non sanno che i nostri canini sono arrotondati, pensano che siano per mangiare la carne. Si chiamano bunodonti, sono arrotondati. Non, questo per l'anatomia. Per la fisiologia non abbiamo l'enzima uricasi, che hanno i carnivori, perché anche a loro la carne fa male. Ma a parte che nessun carnivoro mangia la carne, a parte gli animali spazzini tipo le iene o lo sciacallo, e non vivono niente. Il leone mangia l'intero se non è a digiuno. Un animale che è a digiuno mangia anche gli escrementi e anche alcuni uomini. Detto questo, 18 marzo, Bari di Bergamo. Che è successo a febbraio a Bergamo? Sono vaccinato. Vaccinazione a manetta per la meningite. Questo virus, se c'è, sono altri virus che girano, più vaccinazioni a manetta per l'influenza stagionale, totalmente inutile, perché tutti quelli che la fanno prendono l'influenza stagionale. Quindi comorbilità, la cosiddetta comorbilità, più virus all'interno del corpo, avremo più patologie. E guarda caso, strage a Bergamo, le bare di Bergamo, l'esercito che arriva a Bergamo. Ma pure pochi ne sono morti per avere il cortisolo a manetta dall'8 marzo a causa di Rocco Casalino, che poi non è colpa del governo, perché una conferenza stampa del governo fa 3 visualizzazioni normalmente.
Se viene pompata da tutti i mass media di ritardati, è ovvio, fa milioni di visualizzazioni, 60 milioni di visualizzazioni, tutti quelli che guardano la TV, Rai 1, il telegiornale, l'altro, il canale 5, tutti sti cazzari, è ovvio che tutti gli italiani avevano il cortisone a manetta. Adesso qua c'è il Vaticano che ci vuole fare un po' di censura, perché pure il Papa, no? È capo di un altro Stato, non credo neanche che sia uno Stato, potrebbe essere anche uno Stato ostile il Vaticano, questo andrebbe verificato. Quindi, e certo con le barre di Bergamo ti sei fatto un anno di comunicazione. Ricordatevi, la guerra non è fisica o violenta, quello è uno strumento, la guerra si chiama comunicazione, dai Sumeri a oggi, si chiama comunicazione, da sempre. Per esempio, se una città-stato greca distruggeva un'altra città-stato greca, se ne ammazzava quasi tutti, voleva comunicare che d'ora in poi quelli che rimanevano dovevano stare sempre col capochino. Se invece vinceva una città-stato greca, ne ammazzava pochi, vuol dire che l'altra città-stato greca poteva cercare di essere amico del vincitore. È sempre comunicazione. Qualsiasi cosa che accade nella vita è sempre comunicazione. Non c'è altro. Anche la violenza è una forma di comunicazione. La violenza, ovviamente, più forte è quella mediatica dei mass media. Tutti i mass media sono in mano a Big Pharma, che è azionista, oltre al fatto che sono in mano a Big Meat. 5 miliardi di ettari ci sono su questo pianeta vivibili dall'uomo. Secondo voi quanti ne viviamo noi? 0, perché l'88% degli ettari calpestabili dall'uomo, cioè esclusi i ghiacciai, esclusi i deserti, l'88% degli ettari calpestabili dall'uomo, di 5 miliardi di ettari, sono in mano al Big Meat, cioè agli allevamenti. Poi l'11% della nostra agricoltura, noi siamo nello 0. E poi dicono che comanda Big Pharma. Big Pharma è una caccolina rispetto a Big Meat, che però ha solamente approfittato. Big Pharma non contava un cazzo, solo approfittato della pandemia creata dai giornalisti. Comunque, veniamo al fattore giuridico. Nessuno può dirti che devi stare a casa, se non un giudice. Articolo 13 della Costituzione, gerarchia delle fonti. Tutti coloro che non sanno la gerarchia delle fonti e pretendono di spiegare il diritto, che siano un professore di giurisprudenza, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che dice di essere un professore di giurisprudenza, hanno un ritardo cognitivo a livello giuridico e pure politico. Ritardo cognitivo pure forte, Perché nessuno, se non un giudice con atto motivato, sentenza individuale, può dire che stai a arresto domiciliare, ma poi quello che stai a arresto domiciliare può pure andare a uscire a avere il permesso per il lavoro, poi direte vabbè, ma pure qua, va bene, bravi, pure qua. Poi, i principi inderogabili della Costituzione non possono essere derogati da niente e da nessuno, né da un atto amministrativo con cui ci si può pulire il culo come un DPCM, né da un decreto legge fatto da un governo in contrasto con tutte le normative dell'ABC della Costituzione. L'esecutivo non può fare il legislativo, i tre poteri dovrebbero essere separati, ma i padri costituenti, che erano ritardati, non hanno impedito all'esecutivo di fare legislativo. Allora perché il legislativo non fa l'esecutivo, non fa il giudiziario? Tre poteri, dicono che sono tre, in realtà sono quattro, adesso vediamo qual è il quarto. L'esecutivo può fare legislativo? Allora il giudiziario può fare legislativo? In realtà lo può fare, ma in un caso molto particolare, quando ci sono sentenze di Cassazione contrastanti su una materia singola, si riuniscono, la riunisce a sezioni unite e stabilisce qual è l'interpretazione univoca di una certa legge, ma non se lo inventa. Le leggi contano solo per una cosa, la cosiddetta ratio. La ratio è quello che sta dietro il motivo per cui è fatta la legge. Dovrebbe essere il cosiddetto buon senso per cui è fatta la legge. La Corte di Cassazione delle Nazioni Unite si riunisce e va a vedere pure i lavori preparatori del Parlamento quando ha fatto quella legge, e da lì dirime il dubbio, perché le leggi italiane sono piene di dubbi. La Costituzione no, in teoria, perché è molto chiaro, è anche stabilito che solo in caso di guerra si può essere una dichiarazione di emergenza e limitare i movimenti. In altri casi no, può essere solo limitato in una zona specifica. Se c'è il terremoto all'Aquila, tu puoi impedire alla gente di andare là perché magari c'è sciacallaggio o perché le case stanno cadendo, punto, fine della storia. Non ci può essere altro. Qualsiasi altro atto diverso da questo è anticostituzionale, è sovvertimento dell'ordine costituzionale, sono reati gravissimi, è un golpe bianco. Licio Gelli non ce l'ha fatta fare il golpe bianco, ce la sta facendo Mario Bilderberg Draghi, 8 volte al Bilderberg, nato e cresciuto in Goldman Sachs,
definito da Cossiga un vile affarista che, se fosse diventato presidente del Consiglio, avrebbe svenduto l'Italia ai suoi compagni di Goldman Sachs. Peccato che prima di Draghi è arrivato l'altro Bilderberg e Goldman Sachs Prodi, che l'ha già svenduta tutta. E quindi a livello giuridico non ce n'è, talmente non ce n'è che non c'è un giudice che non abbia dato ragione a noi, non ce n'è uno. Tutti TAR, giudice di pace è un caso clamoroso. C'è uno studente del primo anno che ha difeso un giudice di pace sulle multe più basse, può difenderti chiunque. Uno studente del primo anno ha difeso un suo amico contro il DPCM di Conte, contro i decreti legge di Draghi, ha vinto il studente del primo anno di giurisprudenza, si è, come dire, come direbbe Ornella, incurato sia Draghi che Conte, quello che faceva i selfie con Scirocco Casalino, che andava al summit dell'ambiente all'ONU e si faceva vedere mentre mangiava l'hamburger che un chilo di carne produce praticamente, brucia 20.000 litri di acqua e 105 metri quadri di foresta. Conte è sempre il numero uno. Draghi infatti un po' basso profilo, non è a livello di Conte, però cazzo, Draghi è nato e cresciuto in Goldman Sachs, banchiere della banca centrale, siamo pure al top. Io non ci credevo. Io che 15 anni che studio il nuovo ordine mondiale non ci credevo che sarebbero arrivati a tanto. Draghi per me era impossibile perché era troppo spacciato. Quindi vuol dire che se io prima della pandemia pensavo che il 90% degli italiani erano ritardati, mi sbagliavo. Perché dopo la pandemia ho visto che è il 95, 96, 97, forse anche il 98. Perché accettare Draghi presidente del Consiglio vuol dire proprio essere ritardati totali. Stimarlo. Allora, per finire sul lato giuridico, Tribunale Penale Reggio Emilia sancisce che le multe fatte sono anticostituzionali e che il DPCM è anticostituzionale. Il PM che doveva fare ricorso alla Corte d'Appello si è talmente cagato sotto la Corte che non hanno fatto neanche ricorso in Corte d'Appello contro la sentenza del Tribunale Penale Reggio Emilia, il quale dice che è tutto anticostituzionale e non ha bisogno della Corte Costituzionale, perché un atto amministrativo non ci vuole la Corte Costituzionale per stabilire che è anticostituzionale. Cioè se fanno un atto amministrativo che un poliziotto deve andare a caccia i bambini, c'è cioè anche un bambino che capisce che è anticostituzionale, ma non solo, contro i diritti umani, il Tribunale dell'AIA, tutto quello che volete. E quindi Tribunale Penale di Milano c'è la stessa cosa, ma la sentenza del Tribunale Penale di Reggio Emilia non è appellata, vuol dire che il PM si è piegato, ha detto scusate, non capisco la legge, perché sennò perché hai portato avanti questa cosa? Ed è definitiva, è come se fosse una sentenza di Corte di Cassazione. TAR, Tribunale Penale, Tribunale Civile, Corte di Cassazione, tutte le sentenze, talmente a livello giuridico è così semplice la questione, tutte a favore nostro. Quindi devi proprio avere un ritardo cognitivo per pensare, se sei un giurista e non la pensi come noi, sei un ritardato. Non ce n'è. Un venduto ma anche ritardato, perché non sai neanche argomentare. Detto questo, i padri costituenti erano ritardati pure loro, perché non hanno messo il quarto potere. Cioè non solo hanno permesso all'esecutivo di fare il quarto potere, quello più importante, il potere di emissione della moneta a credito, come diceva Aurito. La moneta può essere solo emessa a credito, se la metti a debito stai facendo il debito per il popolo. Quindi si chiama, come dice Tamburro, il tesi di Laro sul signoraggio bancario, nuovo ordine mondiale, il debito emesso contro il popolo si chiama il debito odioso. Ma voi pensate che gli americani, quando hanno invaso l'Iraq, hanno pagato il debito pubblico? No, hanno detto no, il debito pubblico dell'Iran è stato emesso in odio al popolo iraniano, si chiama debito odioso, secondo la giurisprudenza internazionale, bla 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 bla, non hanno pagato. Ma che, quando hanno invaso il Messico, quando hanno invaso l'hanno pagato? No, non è mai stato pagato nessun debito pubblico. Ma di chi è il debito pubblico? Di chi è i titoli di Stato? Cioè, sapete che l'Italia è in avanzo primario? Cioè riceve molte più tasse, molti più soldi di quelli che deve spendere? A fine anno, su un bilancio di 800 miliardi, ha 40 miliardi di attivo. Ops! Poi deve pagare 80 miliardi alle banche di interessi. Quindi va in 40 di passivo. E dove li piglia quei 40? Va dalle banche, bussa, totto, mi dai 40 miliardi. Certo che te li do, ma che non li do? Poi gli interessi.
E chi è quel demente che, di banchiere che potrebbe mai restituiamo il debito pubblico? E così mi perdo 80 miliardi l'anno facili creando soldi dal nulla? Nessuno. Quindi tutti noi abbiamo questi 2.000 miliardi di debito pubblico, quando in realtà dovrebbero essere credito, perché come dicevo Riti, se tu dovresti avere più 100% all'atto dell'emissione, perché costa 20 centesimi una banconota emessa, dovresti avere il 20 più 100%, se invece ti danno, lo mettono perché usano la partita doppia di Pacioli, tutte quelle stronzate inventate nel Medioevo, perché gli orafi si erano accorti che pigliavano l'oro, davano la nota di banco, la gente usava la nota di banco, ma si accorgevano che nessuno si chiedeva l'oro indietro. E questo è il signoraggio bancario, non ne parla nessuno, ma sia per ignoranza, sia per ritardo cognitivo, e sia perché Draghi lo sa com'è il signoraggio bancario, Tremonti già c'ha dei dubbi. Tremonti andò dall'allora presidente Duisberg e gli disse: ma se noi facciamo l'euro invece che la monetina facciamo un euro di carta, due euro di carta. Quello gli disse il presidente Duisberg: ma tu sei scemo, ti perdi il diritto del signoraggio delle monetine, perché le monetine le fa la Banca di Stato e sono emesse a credito, costano 2-3 centesimi l'una, e quindi il signoraggio su un euro e due euro va allo Stato. Tremonti aveva molti problemi cognitivi. Quanto a caso in conferenza stampa disse questo, fu trovato annegato in casa che ci aveva la piscina, cioè ti sembra tipo Raul Gandini, no? Morto suicidato, la pistola a 10 metri e lui dall'altra parte. Vabbè, qua se dobbiamo parlare dei cosiddetti suicidi, tutti i testimoni di Ustica suicidati, già la polizia non sta. Volevo solo ricordare alcuni italiani che hanno combattuto. Chiudo. Sì. Tipo Rino Gaetano del Canzoni. Nella Berta Filava ha messo tutti i nomi e cognomi di generali, tutti i nomi, scusate, di battesimo dei generali, ministri della difesa, per lo scandalo più famoso mondiale di quei tempi, del 76, lo scandalo Lockheed. L'unico anno in cui sono si unisce al gruppo Bild, che è il 76, perché è coinvolto ovviamente uno scandalo Lockheed, la compagnia militare che dava gli aerei militari a tutti gli stati occidentali, pagava fior di miliardi di tangenti a chi? A tutti i ministri della difesa occidentali, a tutti i generali occidentali. E Rino Gaetano metteva i nomi di battesimo di tutti, addirittura metteva il nome del santo col vestito d'amianto. Questa è la ricerca dell'avvocato Mautone, che si è fatto un culo così per cercare tutti i riferimenti che faceva Rino Gaetano. Rino Gaetano sapeva tutto, così come Pasolini parlava del santo col vestito d'amianto. Chi era il santo col vestito d'amianto? Era il capo dell'Italia, non era Andreotti, non era Licio Gelli. La P2, come si evince dai servizi segreti, dal rapporto, fu fondata da Cefis, il capo prima dell'ENI e poi della Montedison. Chi comandava l'ENI? Non comandava Montesi, non comandava l'Italia. Questo pesciava in testa Andreotti. Chi comandava l'ENI all'inizio? Mattei. Chi l'ha fatto fuori? Cefis. Molto semplice. Entrambi capi partigiani. Entrambi sapevano tutto. Mattei forse era un po' più onesto, infatti l'ha fatto fuori, perché Mattei aveva relegato Cefis in secondo ordine. Cefis diventa il capo dell'ENI della Montesi. Rino Gaetano ne parla, perché il santo vestito d'amianto in gergo era Cefis. Tant'è vero che quando si è dimesso dalla Montedison, Cuccia, che era comunque uno abbastanza potente, va da Cefis e gli dice: ma io mi sono stupito, io pensavo che l'avrebbe fatto lei il golpe bianco, e invece non l'ha fatto Cefis. Lo sta facendo prima Conte e poi Draghi. E questo è il sovvertimento dell'ordine costituzionale, sono reati gravissimi, reati per Cuccia d'Ergastolo, e per cui ci dovrebbe essere Norimberga 2. A Norimberga 2 i nazisti si difesero dicendo: ma io eseguivo gli ordini, il diritto positivo, quello che era scritto lo Stato tedesco. Ok, i giudici hanno detto: sai che c'è? Siccome adesso ce l'abbiamo noi il monopolio della forza, e secondo noi tu hai esagerato nel contrastare il diritto naturale, ti impicchiamo, e hanno impiccati. Bomba, bomba, bomba.